cioè quelle parti lì portano dietro un significato che noi quando leggiamo il significato lo associamo noi, però noi potremmo quel significato rappresentarlo esplicitamente in digitale per favorire cose di questo tipo. Chi era con Coelho di Canovaglio? Ma dato preso il storico. Che altro è successo nell'Ottocento? Leone III, il quale altro impiccio è stato coinvolto? No? Quindi io posso interrogare il libro di storia, no? In base ai significati attribuiti ai dati che quel libro contiene. Ma questo lo si può fare quando il dato è associato a una proprietà semantica, cioè il dato che ha un significato e quindi diventa informazione. Ora, gli ebook permettono di fare questo. E sarebbe ottimo, sarebbe auspicabile che questa potenzialità venga sfruttata. In che modo? Guardate, il modo più fatto, vedete, io vengo dalla finestra di stile e formattazione. In Word, sapete che c'è la funzione che attribuisce gli stili agli elementi del testo, no? Ora, noi normalmente magari non facciamo molte riflessioni su questo. Vogliamo una cosa in cassetto, mettiamo in cassetto. In realtà, io piuttosto che mettere in cassetto, posso dire che Carlo Magno è lo stile, è in stile personaggio. Personaggio è uno stile che mi sono inventato io, che visivamente si traduce in grassetto. Però quello è un fatto così, solo estetico, sì. In realtà per me è importante aver attribuito al nome Carlo Magno il significato di personaggio.